Here we go. Don't stop, DJ. Ecco collega, perdonami. No. Allora siamo su Radio 105, no, state ascoltando lo Zodi 105. Sto cambiando. 39. No. E i Boy Girl, quasi un official remix. Un official. È un disco. scusa. Le voci che sentite in sottofondo sono soltanto quelle. Scusa collega, ricordiamo intanto che siamo su Radio Mediaset Network. Certo, potete interagire col programma attraverso gli SMS e i fax. Scusa se ti disturbo di nuovo. Volevo tra l'altro sottolineare che è una cosa assurda che nella nostra fantastica emittente ci sia ancora della gente comunista a trasmetterci, è veramente una cosa vergognosa. Già la alle 15.40 di lunedì 1 febbraio 2016 credo che i malati debbano essere curati. Questo ragazzo è palesemente uno malato e dovrebbe prendere delle medicine che curano il comunismo. Invece guarda, sulla sua destra c'è un uomo meraviglioso, un ragazzo di destrissima, come vedete, un uomo che tra l'altro tifa Milan, tra l'altro proprio aziendalista, amico del presidente, quindi ragazzi. Ragazzi, io purtroppo ho preso la Marx, non so se riuscirò a liberarmi. È una malattia gravissima. Ricordare agli investitori che anche se non parlo, le mie frequenze baritone comunque riempiono gli spazi con. Quindi io sono presente costantemente. Uh-huh. Perfetto, grazie, molto gentile per il tuo intervento. Ci ricollegheremo con te, caro collega, a breve. Aspetta, torniamo noi. Ok, a posto, ok. Cazzo, figa, culo, merda. Ci stiamo diversificando. No, benissimo. Ma ragazzi, attenzione, si sta avvicinando il Festival dei Festival. Voi sapete che quest'anno lo Zodi 105, come tutti gli anni, tranne uno, l'abbiamo saltato una volta sola, ma perché mancava quella roba lì. Mancava quella roba lì. L'ispirazione. Non lo so, quest'anno invece sarà veramente gremitissimo. Tra l'altro gli ascoltatori sono ulteriormente invitati a mandare le proprie canzoni per partecipare al Festival di San Jimmy. Però c'è anche Sanremo, mi hanno detto quest'anno. Sì, no. Festival minore. Allora, ricordiamo a quelli che devono mandare le proprie canzoni di San Jimmy di farlo su base inedita, perché potreste avere la possibilità di essere inseriti nella compilation di San Jimmy quest'anno. Sembri ancora caro collega. Ah, sì, aspetta che riempio con le mie frequenze. Aspetta, torniamo zoo. Cazzo, figa, merda. Ecco. Ok, a posto. Facciamo un po', così accontentiamo tutti. Allora, Santina spera di andare a Sanremo e in questa puntata suo marito Aldo Basso finge di essere con un sacco di fan di Santina, nonché personaggi famosi. C'è Gianni Morandi, tutta un'altra serie, ovviamente interpretati da Mezzancella, che è il numero uno del mondo. Salutiamo caramente. Ci colleghiamo con Alan in Love speciale Sanremo puntata 1. Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love. Alan in Love. Alan in Love. La goloide colpisce ancora. Nella puntata precedente. Battiamo le mani. Ti batto le mani. Battiamo le mani, dai. Sì, dai. Vai. Perché? Oh. Pazza. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, e mostrarmelo potrai. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Ecco. Dai, ancora, battiamo le mani, ancora, dai. Dio. Santina, Dio. È tornata. Benvenuti in Alan in Love. Nella puntata di oggi abbiamo chiesto a Mezzancella, imitatore numero uno, di chiamare Santina imitando le voci di diversi personaggi famosi. E la monogoloide ci casca. Sì, è normale. Pronto? Amore, ciao! Chi sei? Come chi sono, amore? Cazzo. Amore! Dimmi. E come chi sono? Chiesto chi sei. Io quando mi chiamano chiedo. E tu non sai più chi sono io? Non riconosci più la mia voce? No. No. Allora dimmi. Allora aspetta che te lo dico. Cazzato. Così. Il mondo. Ma sei arrabbiata con me, ho capito. No. Sai dove sono adesso? Sì, dimmi. Ah?
Siamo venuti insieme, io e te, in viaggio di nozze. Ah, ho capito, al pamper. No, no, siamo venuti pamper. In viaggio di nozze. In viaggio di nozze. Ah, in viaggio di nozze. Al prego. No, amore, dopo dove siamo andati insieme? Ah, ricordo, cioè, non mi ricordo. Amore, dove ti ho portato in viaggio? A Sanremo. Brava! Ascolta, amore, sono qua a Sanremo. Vuoi parlare con Gianni Morandi? Sì, con Gianni Morandi, sì. Aspetta che te lo passo. Ciao, amore, te lo passo, sto qua tanto. Sì, passamelo. Pronto? Sì, ciao, sono Gianni. Chi sei? Sei Gianni? Sì, io sono Santina. Ciao Santina, come stai? Bene, grazie, e tu? Bene, dai, sono un po' di acciacchini ormai ce l'ho, però... Vai a Sanremo quest'anno? Allora, fai parlare lui, che ti fa sentire una canzone. Allora, Santina... Sì, fammi sentire una canzone, Gianni Morandi. Allora, io faccio l'inizio, tu devi continuare a cantarla, così ti veniamo a prendere, va bene? Sì, va bene. Quella che fa così. È un'ora che aspetto... Davanti al portone, su trovo una scusa per uscire di casa. Vai Santina! Mamma, che bella che è questa! Dai, amore, fatti mandare! Bella. Canta tu, fatti mandare! Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Poi non mi ricordo tutte. C'è Celentano anche, vuoi che te lo passo? Sì, passa il Celentano, sì. Aspetta che però amore, non mi fare figure di merda con Celentano, eh. No, è un pezzo che non lo sento. Chiedigli come sta l'amore, tutto il resto, però non pressarlo perché è un po' in sbattimento, capito? Pronto? Pronto? Chi sei? Sono Santina, ti ricordi? Ciao Santina. Ma te ti conosco, eh. Pronto? Pronto. Fammi sentire, Centano, sono Santina, ti ricordi di me? Dopo penso sarà 2 o 3 anni che non... E quando ci siamo visti? Ti sento. Ricordamelo, quando ci siamo... Tua moglie. Sì. Tua moglie, mercoledì. Tua moglie, ce l'hai ancora? Claudia. Claudia, sì, ecco, non mi ricordavo il nome, sì, bravo. No, l'ho rottamata, perché era vecchia, allora ne ho presa una più giovane, però non lo sa nessuno. Hai preso un'altra, sei separato, insomma. Sì, sono separato. Senti, cantiamo una canzone. Sì, dimmi. Sentiamo se la sai. Questa è la storia di uno... Sì, blu. Io mi piace quella Amore, non mi fare figure di merda però. No. Questa è la storia. Ok, brava. Di una di noi. Oh. Anche lui nato per caso in via. Via Glu. Davo per caso in via Glu. Adesso porco cane non me la ricordo. Mi viene a mente dopo. In una casa. Senti che bravo. Senza, Andy. Pure una casa, senza fuori città. Amore. Amore, gli racconti ad Adriano come trombiamo io e te. Ah sì, Adriano, sai come noi trombiamo? Come trombate? Io trombo con il vibratore. Addirittura. E lui è così. Sì, me l'ha comprato. Ah, te l'ha comprato? Sì, me l'ha comprato. E si ricarica o a pile? È bello, molto bello, anche mi piace. Bellissimo. Adriano, vuoi sentire come se lo infila? No, adesso su due piedi va bene, dai. Dai. Se ce l'ha portata. Santina, fagli vedere come fai, dai. Dentro fuori. Ma puoi farlo adesso o ti vergogni? No. Perché non dovevo vergognare? Magari ci faccio una canzone. Perché? E dai, fagli sentire a Celentano, accendi il vibratore, dai. Sì. Amore, ma è finto. Amore, ma cosa stai facendo? No. Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love. Una dei 2 milioni al Family Day, la Santina sicuro. Sul palco. Da sola faceva 2 milioni. Ragazzi, siamo arrivati alla fine puntuali oggi. Pippo Palmieri. Siete dei professionisti, bravi. Io dico e voi fate, così deve essere, bravi. Bravo. Ok, abbiamo avuto in regia Pippo Palmieri. Cioè, per colpa tua non abbiamo avuto Giulia Uomo Scopà, tutta una serie di per personaggi. Per colpa mia. Sì, perché metti l'ansia. E io ti spengo.
Oh, l'ha spento davvero? Certo, cazzo, io posso fare quelle cose. Che accendo? Parla. Ma ricordate che dopo di noi ci sarà Music and Cars, un programma condotto da DJ Giuseppe e Alvin, presente sulle vie di Mitter. Ah, certo, come? Sulle vie. C'è mio cugino in sbattimento totale. Cosa hai detto in onda? Stavo dormendo. Ma se lui ti rompe il coglione, ti incendia. È lui che mi rompe il cazzo, perché lui dice: io innesco mio cugino, così fa casino e poi do, e dopo sì. Si pente. Sì. Oh, vaffanculo, te il tuo film. Tanto è tuo il film. Non lo voglio neanche vedere. Ma no! Frega un cazzo. Vado a vedere The Pill stasera in America, a Miami. Le obbligo a proiettarlo anche qua. Addirittura. Vabbè, grazie a Pippo Palmieri, DJ grazie, Spine. Ciao. Grazie alla Poppy Poppy, Marco Dona, Alan Caligiuri. Grazie a mio fratello, bellissimo Ivo Avido, ciao. Signore. Ciao amici. Domani verrà sostituito dal brillantissimo, nonché cabarettistico, il nostro bellissimo Brad Pittiano. No, non c'è. No, ci siamo entrambi, Marco. Che ricchezza. Ruzzi e scorregge. Buccia di banana. Grazie a Fabio Alisei, Mr. Paolo Noise, Mr. Marco Mazzoli, il genio. Ci risentiamo domani, grazie alla compa di Vieturati e soprattutto alla grande famiglia sulla pagina di Facebook. Oggi chiudiamo con 10 minuti di anticipo. Cioè una roba. Non è vero, questo è l'orario giusto. Tu hai abituato gli ascoltatori dello zoo a orari errati. Questo è l'orario giusto. Vero Silvio? Verissimo, perfetto. Non ci assomigliava per niente. Ma sì, che sono. Non si è neanche sbattuto in mare la voce, niente. Vabbè, ci risentiamo domani, grazie a tutti. Questo programma è una vergogna, scusa. Scusa, questo era Loris Batacchi, non Silvio Berlusconi. Vabbè, fallo tu allora, dai, fallo tu. Ci sentiamo domani. Ci sente, è Prodi, hai fatto Prodi, uguale. Vabbè, vai, è perché nella realtà è cambiato qualcosa invece. Bastardo, capovo, RS4. Cucina di plastica. Vado a scorregge. Ripugnante. Io so quello che sto dicendo, lei no. Cribbio.